Krishna, Hare Krishna, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Chi è qui per la prima volta? Bene. Oggi il programma, come avete visto, abbiamo cantato fino adesso. Conoscevate già questo mantra? Ok, questo è un mantra senza andare troppo nel sottile, anche se poi ne parleremo. E mantra significa manas, trayate, quindi liberare la mente, quindi si recita questo mantra. Questo in realtà è il mantra, sarebbe maha, sarebbe grande, il più grande mantra. E adesso lo vedremo anche nella conferenza, parleremo anche di questo aspetto. Proprio perché il tema di questa conferenza, come leggete, è l'inconcepibilità del concepibile. Sembra un po', no? Come vi sembra come titolo? Fantastico. Diciamo che, grazie. Diciamo che ne ho parlato con qualcheduno, ho chiesto a qualche mio amico che non segue la tradizione e in realtà non riusciva a comprendere, giustamente. Anche io stesso, un po' quando mi è venuto questo titolo, ho fatto fatica. Però cercheremo in questo programma, in questa conferenza, di riuscire a comprendere un po' di più e questa inconcepibilità e questa concepibilità, no? La possiamo già vedere attraverso quello che abbiamo appena fatto. E cosa abbiamo fatto adesso? Formalmente? Cantato, no? E è stata, in realtà, questo canto viene definito più che altro anche una meditazione, ok? Al di fuori del significato, che poi lo vedremo meglio, ma molti di voi, anzi la maggior parte di voi conoscono già, abbiamo fatto una meditazione, formalmente, no? E cosa serve la meditazione? Potete, non sono un prof, quindi potete anche sbagliare. Ok, bene, se no, ditemi pure, ognuno può dire la sua, eh? Pulire la mente. Pulire la mente, grazie. Altri? Cosa può servire la meditazione? Vado a meditare? Per trovare equilibrio. Trovare equilibrio. Per trovare la vera essenza. Vera essenza delle cose. Tu dicevi, Erika? Per trovare una soluzione. Una soluzione. Quindi se vedete anche in realtà questa meditazione, al di fuori che adesso abbiamo recitato e cantato insieme il Maha Mantra, ma anche se avessimo recitato
insieme. Sono contento. È una meditazione e come effetto ha comunque in teoria un po' contento divento, no? Se sono triste e sorrido, un po' meno triste lo sono. Quindi la meditazione in realtà è un po' inconcepibile, perché quando io ne parlo con i miei allievi o con dei miei amici e dico: guarda, se tu reciti questo mantra e vedrai che dopo certe cose cambiano. Non so se avete mai, per chi pratica, chi di voi pratica, medita, non per forza il mantra, chi di voi medita recitando un mantra o comunque anche un'altra forma, ok? Se vi è capitato di provare a spiegare a qualcheduno gli effetti della meditazione, qual è stata la loro risposta? Trasformazione. Ma quando è capitato casomai di una persona che non ha mai meditato, no? E dice: ah, tu mediti. E gli dite: bene, no, medita anche tu, no? E dovete spiegargli i benefit, no? Che porta la meditazione. Come glielo portate questo benefit? Cosa gli dite? Una persona che non ha mai meditato. Fa stare bene. Equilibrio. Equilibrio. Ah beh, certo, ovviamente, sì, naturalmente. Ma infatti io sono contento. Però diciamo che la meditazione di per sé è un po' inconcepibile, come teoria, come filosofia, no? Però con la pratica, se qualcheduno di voi ha recitato con noi, ha cantato con noi oggi per questa ora, che effetto avete dopo un'ora? Benessere, sta bene, no? Sicuramente se avevate brutti pensieri prima di entrare, casomai ci sono meno, o sono proprio scomparsi, ok? Quindi comunque anche questo è un po' inconcepibile, ma anche concepibile. Quindi è inconcepibile per chi? Per chi non ci mai provato. Brava. Ed è concepibile invece per chi ci prova. Quindi andiamo a vedere intanto il significato di inconcepibilità. Allora, che non può essere concepito, ovvio. Cioè pensato, inteso dalla mente umana, più genericamente che non può essere neppure pensato o immaginato come possibile nella realtà, che oltrepassa le possibilità del pensiero umano, che non è neppure immaginabile, e tanto fuori dal normale. Quindi l'inconcepibile è qualcosa di veramente particolare. Cioè addirittura non si può pensare, inimmaginabile, qualcosa che non... Mentre i sinonimi, così... leggendo i sinonimi l'ho compreso un po' di più: inimmaginabile, incredibile, assurdo, no? Chi è che di voi ha mai fatto questa esclamazione? No? Oh, è inconcepibile questa cosa. Oh, è assurdo, no? Tutto quello che sta capitando, e che mai è capitato, soprattutto in questo periodo, no? Chi è che non lo dice? È assurdo. No? Quando ti arriva la bolletta, che è aumentata di 100-200 euro, dici: è assurdo, è inconcepibile, eppure... è concepibile, per creare di pagare. Impensabile, inspiegabile, inverosimile, pazzesco, inammissibile, illogico, irrealistico, inaudito e inarrivabile. Li condividete? Ok. Invece i contrari dell'inconcepibile ovviamente sono concepibile, possibile, reale, pensabile, credibile, accettabile e verosimile. Quindi vi pongo una domanda intanto. Chi di voi è attratto dalla inconcepibilità e chi invece non gli piace l'inconcepibilità? Così, al di fuori delle... così, a pelle. A me piace l'inconcepibile perché mi sforzo sempre ad andare oltre. Già, fantastico, grazie. Anch'io. Grazie. Anche Sacinandana. Qualcuno invece che gli piace più la... essere tutto concepibile, tutto chiaro, tutto perfetto, ok? Sì, ma concepibile nel senso spiegato da una persona autorevole, okay, che mi spiega l'inconcepibile. Esattamente, ok, perfetto. Okay. È già arrivato alla fine della conferenza. Vabbè, ma siamo arrivati, grazie. No, grazie. A me, ad esempio, l'inconcepibile
cose che non conosco e ho paura, si scopro e se non mi piace, cosa faccio? Cerco un po'. Ok. Che poi non mi piace, se mi fa male, è ancora peggio. Ah, certo, sì. Però sicuramente sì, l'inconcepibile è qualcosa di, come dice anche qui, inimmaginabile, quindi non sai, quindi no? Come si dice, no? Se lasci la strada vecchia per la nuova, sai cosa lasci, ma non si sa cosa si trova. E quindi, adesso, tra di noi, poi vi ho portato io degli esempi che ho trovato, però mi piacerebbe che ognuno di voi dicesse un qualcosa che ritiene inconcepibile, che gli è successo o che... anche se non gli è successo, che ritiene inconcepibile una situazione, un argomento, non per forza spirituale. Dimmi pure, Massimo. Le cose concepibili, sì? Le abbiamo per scontate. Ok. Come la forza di gravità, gli atomi, le diamo per scontati. La materia l'abbiamo per scontata. Okay. Però in realtà sono inconcepibili. Sì. Certo, da un certo punto di vista, sì. Grazie. Chi vuole... provare a dire qualche cosa che per lui è inconcepibile. Sul materiale, il Big Bang. Il Big Bang, ok. Poi? L'universo. L'universo è inconcepibile, Big Bang, universo. Fino a un certo punto è concepibile. Io ho frainteso, dicevo, di inconcepibile. Inconcepibile? Sì, sì, il Big Bang. Il Big Bang, inconcepibile, sì, sì. L'universo, poi se ce n'è andato tu hai qualche... Ho detto fino a un certo punto. Certo, sì, sì. Da che punto di conoscenza? Poi diciamo qualcosa che per voi è inconcepibile. Può essere anche soltanto le formiche che girano per strada, cioè ognuno può dire la sua inconcepibilità. Tutto è inconcepibile. Ok. Come fa Google a sapere dove sei a ogni istante, tutti quanti insieme, che è inconcepibile? Cioè, adesso quando tu apri Google Maps per dare una parte, cioè, ti dà le indicazioni, traffico, tutto quello che è, ma vuol dire che non soltanto trova tu. Me, ma trova in contemporanea il mondo intero. Mondo intero. Visto che io giro il mondo, effettivamente posso dire che funziona ovunque. Ed è questa cosa è inconcepibile. Mi manda in palla, cioè, che cosa hanno, quale capacità hanno per poter controllare tutto il mondo? Perché controllano tutto il mondo. Altre cose? Successione di tutte le incarnazioni, ok. Damodaro, no? Ti chiami? Sì, beh, riguardo al contesto in cui siamo, inconcepibile. Anche il motivo per cui mi sono avvicinato alla coscienza di Krishna è proprio inconcepibile, quello che non potevo concepire attraverso i miei sensi, i tuoi sensi. Quindi ho dovuto affidarmi a una persona che concepisce l'inconcepibile. Per potermelo far spiegare comprendere in qualche maniera, questo riguardo alla filosofia. Certo, ma in generale, comunque anche nella materia. Fatti, anche nella materia. Le mie risposte insolute. Ok, grazie. Allora, vi do io, visto che siete troppo spirituali, quindi non andate più nella materia, no? Allora, ne ho prese alcune, so che se basta che aprite Google ne trovate. Ci sono almeno 9 milioni di persone che sono nate nello stesso vostro giorno. Caso, solo così poche? Sì, io ho trovato questo, poi forse di più, però l'ho letto così. In media, no, questo non so se è vero, però l'ho trovato. In media gli uomini mangiano 8 ranghi mentre dormono. Cosa? Durante tutta la loro vita, però. Quindi quanti anni? Se io ho 44 anni, sono ne ho ancora 4-5 da mangiare. Però non so se è vero. Speriamo, magari in Europa, dai, su. Le donne battono gli occhi quasi il doppio rispetto agli uomini. Spero? L'avevo notato. Okay. Le ho contate. Dico alcune, se no stiamo qua tutta la notte. E gli uccelli non dormono mai nei loro nidi, ad eccezione di qualche pisolino. Dormono sempre in altri luoghi. Sono cose un po' inconcepibili, no? Le farfalle gustano con i piedi posteriori. Le zanzare sono attratte dal colore blu. Quindi in estate mettetevi un colore diverso. A parte che in estate, adesso in ufficio l'altra volta ce n'era una, quindi ormai le zanzare... ci sono sempre. Questo è carino. Se si mette una piccola quantità di alcol sopra uno scorpione, non fatelo, noi siamo contro la violenza, però
c'è chi l'ha fatto, se si mette una piccola quantità di alcol su uno scorpione, quest'ultimo impazzirà e si ucciderà con il suo pungiglione. Si è ubriacato. Le formiche sbadigliano quando si svegliano. Non lo so, non l'ho visto. Difficile vedere, però. Soprattutto quando si svegliano. Questa è carina. Il sedano ha calorie negative, nel senso che occorrono più calorie per mangiare il sedano che quelle in esse contenute. Non lo sapevo questo. Quindi... Anche i gusci di noce. Anche? Ah, ok. I gusci di noce. I gusci di noce di cocco. Okay. Ok, si bruciano più calorie dormendo che guardando la televisione. Sì, sì. Poi vediamo ancora. Tu devi dormire più nel suo posto. Con la televisione si brucia qualcosa. La luna allo la luna ha lo stesso volume dell'Oceano Pacifico. L'occhio dello struzzo è più grande del suo cervello. Al Capone aveva scritto sul suo biglietto da visita commerciante di mobili usati. Sì, sì, carino. Il muso di un leone è come un'impronta digitale, non ci sono due leoni che hanno lo stesso paio di baffi. Carino. Me l'ha detto per dire. Eh? Me l'ha detto per dire. Poi la memoria di un pesce rosso dura 3 secondi. Ecco. Più della mia. Questa pensa che la sappiate, è impossibile starnutire con gli occhi aperti. Poi le stelle marine non hanno cervello, le meduse non hanno il cervello, le mele sono più efficienti della caffeina quando ci svegliamo la mattina. Sì, fa rima. Quindi, sì. Quindi questo è per sfatare il mito della caffeina per essere svegli. Poi questo non so se è vero, però forse chi è andato in India l'ha visto più facilmente. È possibile condurre una mucca al piano di sopra ma non al piano di sotto. Non so se è vero. Non lo so. Boh. Comunque, se volete potete approfondire più specificamente. Poi, a differenza, questo lo sapete, a differenza degli occhi, naso e orecchie non smettono mai di crescere. E le persone più intelligenti hanno più zinco e rame nei capelli. Zinco e rame nei capelli. Ho problemi a metà detector. Ah, ok. Il problema è che me che li sto per perdere tra un po'. Bene. Quindi no, sono buffe, no? Sì, sì. Sono buffe. Però sono vere, nel senso che alla fine sono, molte cose sono un po' inconcepibili. Allora veniamo un po' anche nel nostro settore, no? In quello che parliamo. Da dove viene questa parola inconcepibile? Da dove viene? Cos'è? Perché comunque è una parola che a me mi ha attratto per portare questa conferenza, ma ha portato questa parola, questo aggettivo, no? Inconcepibile. Concezione. Eh? Concezione. Allora, inconcepibile in realtà è una qualità che abbiamo noi. Noi abbiamo questa qualità qui. In realtà questa qualità qui ce l'ha Dio, ce l'ha Krishna. Noi siamo in un luogo dove comunque abbiamo appena finito di cantare per Krishna, per Dio. E una delle qualità proprio di Krishna è questa, è Acintya, è l'inconcepibilità. Adesso cercheremo di comprenderlo un po' di più, cerchiamo di renderlo più concepibile. Però nello stesso momento volevo portare anche come... Cioè, che non mi ricordo il tuo nome? No, no, tuo. Giusto. Il metal detector. Giusto, giusto. giusto, perdonami. E voglio portare, come diceva prima lui, vorrei comunque che portassimo invece nel gusto, nel piacere dell'inconcepibilità. Provate a pensare se le relazioni che voi avete con vostra moglie, marito, compagno o compagna, che sia indifferente, o con vostro amico, amica o figli, La gatta fa lo stesso. La gatta, anche la gatta. Se la vostra relazione con queste persone è una relazione concepibile. Vi piacerebbe avere una relazione concepibile con vostra moglie, marito o... Erika dice di sì. Erika dice sì. Chi è che dice di sì? Chi è che vuole una relazione concepibile? Con una relazione con una persona che abbiamo più intimità, sto parlando, un amico, no? Una persona che tu arrivi a casa, dopo, tra poco, torna a casa, vado a mia moglie e so già quello che fa. Già quello che dice, quello che fa, come si muove, tutto quanto. Quello che mi ha preparato, tutto. Tutti i giorni. No, a me non piace. Sacinando dice no, giusto? Anch'io no. Giusto neppure.
Erika vuole una via di mezzo, tu Federica? Non deve essere monotono. Monotono. Perché comunque, dai, se abbiamo una relazione concepibile con qualcheduna o qualcheduno, è un po' triste, dai, no? Cioè, se ci pensate, no? Arrivato a casa e so già che mia moglie ha preparato X. Ogni giorno della settimana. Ogni giorno della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, sì, giovedì. Che comunque appena faccio una cosa mi risponde con questa frase, che appena è. E soprattutto... dopo un po' diventa un po', no? Diventa un po' la zona di comfort, che a un certo punto può anche andare bene, ma alla fine non si cresce mai, non si migliora mai. E mi faceva pensare questo, io faccio un lavoro che sto a contatto con le persone quotidianamente, e l'altra volta, qualche giorno fa, ho avuto un cliente in ufficio che è venuto, parlavamo di una trattativa che non è andata a buon fine, lui vende questa casa e non è andata a buon fine questa trattativa, e lui... in realtà avevamo chiuso la trattativa, poi è andata a buon fine per colpa sua, non per colpa dell'acquirente, e lui diceva, no, ma io lo sapevo che quel cliente lì alla fine, meglio così che non l'abbiamo chiuso, perché sennò quel cliente lì mi faceva impazzire, ma io l'avevo già conosciuto, io avevo già capito, guarda, ho tanti difetti, ma io non sbaglio mai sulle persone. Mi è capitato mai di incontrare persone che usano queste affermazioni, no? Questo è il più grande errore. Io che faccio un lavoro di vendita, il più grande errore del venditore è pensare di conoscere perfettamente il cliente. Smetterai di vendere. Perché non puoi. È uguale nelle relazioni che abbiamo con moglie, marito, figli, amico, amica e via discorrendo. È bella l'inconcepibilità. Ovviamente, come dicevamo prima, purché c'è la possibilità che diventi, come diceva Damodara, concepibile. Ok? E quindi vi porto questa frase di Radhanath Swami Maharaj, il mio maestro spirituale, che dice: è attraverso le sfide che spesso siamo ispirati a cercare più a fondo. Attraverso le difficoltà riusciamo ad andare in profondità e concepire. Quindi è ovvio che se avete una relazione con vostra moglie ed è inconcepibile su certi aspetti, e le donne, no? L'anima condizionata dentro un corpo femminile è molto inconcepibile, no? È il bello proprio dell'essere femminile, la sua inconcepibilità, più dell'uomo, no? Sappiamo, no? La donna riesce a fare molte cose contemporaneamente. L'uomo fa fatica a farne una bene, no? Posso permettere di una? Sì, vai, staccinando. Per esempio, in India dicono che mentre l'uomo ha due lune, le donne ne hanno 11. 11. Quindi è proprio la caratteristica, no? Quindi è ovvio che noi, se pensiamo di conoscere noi uomini, se pensiamo di conoscere una donna, impossibile. Quindi cioè, per l'uomo in realtà la donna è quasi sempre inconcepibile, quindi deve lavorare, deve andare, come dice Radhanath Swami, in profondità, cercare di comprendere meglio, tirar fuori il massimo, no? Confermano anche i ragazzi a fianco. Però diciamo che questa bella caratteristica, che a me piace tanto, a Cintia, dobbiamo comprenderla di più verso noi stessi, ma anche verso colui che è la sorgente dell'inconcepibilità, che è Dio. Ci pensate, no? È capitato mai di parlare con persone che hanno detto Dio per me non lo capisco, non lo comprendo, no? Per questo non esiste. Non esiste. O se esiste, perché fa tutto questo? Perché i bambini, di solito, no? Certamente questo. Perché i bambini muoiono? Perché ci sono tutti questi mali? Perché ci sono le guerre? Perché c'è questo? Che da un certo punto di vista io li comprendo. Cioè, una persona che non sta avendo un percorso spirituale, lo comprendo, è capibile, che fa fatica a darsi una ragione. Quando 20 anni fa, ormai no, di più, ormai sono già parecchi di più, 24 anni fa mi è venuta a mancare mia mamma, che avevo 20 anni, lo ritieni inconcepibile una cosa del genere, che una persona a 47 anni possa lasciare il corpo, possa morire, come vogliamo chiamarlo di frente, diventa proprio inconcepibile. E quindi ti fai o delle domande o mandi a spendere tutti, e o ti viene piena tanta rabbia o ti deprimi, dipende dal caso. Però fortunatamente, poi, andando in profondità, come dice Radhanath Swami, comprendi, capisci un po' di più,
che comunque, casomai una persona è venuta a mancare, ma c'è una storia dietro, no? Ma che in realtà ti ha lasciato il corpo, ma la sua presenza non è mai andata via, anzi, forse quel lasciare il corpo mi ha permesso di andare avanti in un percorso spirituale. Quindi ci sono tanti parametri. Ovviamente, come dicevamo, bisogna che diventi concepibile. Quindi, siete curiosi di sapere se Dio è concepibile o è inconcepibile? Vi piacerebbe? Un pochettino? Bene. Krishna dice nella Bhagavad Gita, intanto la Bhagavad Gita, chi non conosce il testo della Bhagavad Gita? Non è un problema, eh? Ok, questa è la Bhagavad Gita, vi invito ad averla a casa, anche soltanto per toccarla, se la leggete meglio. Però dice, Srila Prabhupada dice che basta che la tocchi, già stai avendo un sacco di avanzamento spirituale, senza leggerla, eh? Provate a pensare, no? Oggi ho regalato un libro a un mio amico che ha compiuto gli anni, lui è un tifoso virtusino, qua a basket a Bologna, no? Io ho regalato un libro su Dan Peterson, non so se qualcuno di voi lo conosce comunque, che racconta la storia di quando ha allenato a Bologna, la Virtus, e quel libro lì è bellissimo, sicuramente è interessante, racconta di un aspetto sportivo, di vittorie o altre cose, ma sicuramente se lo tocchi non ti elevi. Né spiritualmente né tanto diventi un giocatore di basket. Okay. Mentre la Bhagavad Gita, solo toccandola, già sto avanzando spiritualmente. Bello, no, questo? Poi se la leggo, se la studio... Okay. Quindi Krishna dice nella Bhagavad Gita che lui dona l'intelligenza a chi lo vuole veramente conoscere. Quindi se Dio è inconcepibile, non lo capisco, non lo comprendo... E dico, ma perché succedono queste cose bruttissime? Come vi ho raccontato una mia storia personale, no? Se ognuno di voi si mette a raccontare... Siamo depressi. Cioè... Dico, non è più Vaikunta, no? Vaikunta significa... Questo qua è il centro Vaikunta, il centro libero dall'ansia. Se tutti, ognuno di noi racconta qualcosa, quando usciamo di qua... dobbiamo cambiare il nome, no? Andiamo al bar a prendere un cicchettino. Si fanno... I ragazzi ci aiutano un po'. E quindi in realtà dobbiamo superare, dobbiamo avere l'intelligenza per comprenderlo. Come in realtà dobbiamo avere l'intelligenza per comprendere qualsiasi cosa. No, abbiamo qui professori, no? Avete degli alunni, cioè i vostri alunni per comprendere devono studiare quello che gli dite. E se studiano quello che gli dite, apprendono. Krishna dice anche nel 9.11... Gli stolti mi deridono quando scendo nella forma umana. Non conoscono la mia natura trascendentale e la mia supremazia su tutto ciò che esiste. Gli stolti, gli stupidi, no? Ma gli stupidi non è un'offesa. Cioè lui, Krishna, non è che offende dei suoi cari devoti, no? Perché anche chi non lo comprende è amato da Krishna. Mentre noi non amiamo chi non ci comprende. Chi ama chi non vi comprende, no? Se avete qualcheduno che parla male di voi e vi è è proprio quando vi vede gira l'angolo, perché mi è tanto quelle persone, no? Che vi conoscono, credo che su Facebook siete anche amici. Poi si gira dall'altra parte. O quando c'è eventualmente, venite a sapere che parlano male di voi, no? Li amate? No. Difficile, no? Invece Dio ama anche quelli. Inconcepibile. Dice anche, non mi rivelo mai agli sciocchi e agli ignoranti. Col velo della mia potenza interna mi cela i loro occhi, quindi essi non sanno che io sono non nato e inesauribile. Quindi lui si cela. Perché si cela, secondo voi? Perché Dio, che ama tutti, ho appena detto che ama tutti, perché Dio, che ama tutti, si nasconde negli occhi di qualcheduno? Samuele, arrivo. Per non imporsi. Condividete? Per non destabilizzare, aspetta di essere desiderato, perché comunque non impone, perché alla fine non è amore imporre, non è amore, l'amore è qualcosa che va oltre, no? Se io non penso che vi piaccia una relazione, chi è sposato, chi è fidanzato, ma anche soltanto una relazione di amicizia, imporre al vostro amico, alla vostra moglie e marito che vi debba amare. Matsyavatara Prabhu dice che è un nostro diritto amare, ma non essere amati. Bello, no?
nostro diritto amare, noi dobbiamo, proprio fa parte integrante. Anzi, oggi leggevo una frase sempre di Radhanathswamy che diceva, è carina, mi è piaciuta, vediamo se la trovo perché poi... Viaggio interiore, diceva. Quindi viaggio interiore, abbiamo detto prima, andare a fondo, no? Lì troverai tutta la pace, tutta la gioia, tutto l'amore. Per prima cosa troviamo la pace andando in interiorità. Quindi andando nel profondo troviamo la pace. Ma non basta la pace. No? In Italia paradossalmente siamo in pace, non sono guerre civili. Ok? Però c'è il passo successivo è la gioia. Voglio la felicità. Noi desideriamo la felicità. Ma per ultimo desideriamo l'amore. Perché è proprio una caratteristica della nostra anima quella di amare e di essere amata. Quindi Krishna dice anche, e poi leggiamo qualcosa della Bhagavad Gita, tra molte migliaia di persone forse uno cercherà la perfezione e tra coloro che la raggiungono raro è chi mi conosce veramente. Quindi è raro chi conosce veramente Krishna. È difficile conoscere Krishna. Abbiamo detto prima che è difficile conoscere vostra moglie e vostro marito. Perché dovrebbe essere semplice conoscere Dio? No? Provate a pensarci. Perché diventa semplice conoscere Dio? Perché Dio deve essere scontato? Srila Prabhupada diceva una cosa molto bella, che Krishna non è a buon mercato. Dio non è a buon mercato. Ma non significa che è difficile. Però è anche bello, no? Abbiamo detto prima, voglio andare in interiorità, voglio conoscere in profondità, voglio capire mia moglie, voglio stupirla. Oggi ho fatto un regalo a mia moglie e una cosa semplice, la come se, che carino, ha detto che il marito regala qualcosa alla moglie, come se fosse una cosa strana, no? Ho detto, ma un pensierino, cioè non è che io ho fatto un anello d'oro, cioè, un pensiero normale. Però a volte lascia stupito delle cose scontate. E quindi vogliamo conoscere a fondo Krishna? Eh? Avete voglia di conoscerlo? No, non sono io che ve lo riesco a farvelo conoscere, però ci sono tre modi per riuscire a conoscere Dio. Il primo modo è questo, i shastra, le scritture, ok? Se voglio conoscere una materia, ai nostri professori, oltre a spiegarlo, c'è bisogno che date un libro, no? Quindi il primo modo sono i shastra, questi testi, che sono testi rivelati, che comunque discendono. La Bhagavad Gita è un testo meraviglioso perché penso, correggetemi, che sia l'unico testo in cui Dio parla direttamente. Perché la Bhagavad Gita è una parte del Mahabharata. Il Mahabharata è una storia meravigliosa. Vi invito a leggerlo, il Mahabharata. Adesso è uscita anche una bella edizione, la trovate dal devoto di Villa Vrindavan, Tostagora, e proprio sul Mahabharata, molto molto profonda. Però la trovate anche, ad esempio io l'ho letta tantissime volte e la leggo ancora, nell'edizione Om, e viene spiegata questa storia, sì, è meno... però diciamo come inizialmente, dai, come... Per un primo approccio, sì, è vero. Però per un primo approccio può essere comoda, nel senso, per conoscere un po' la storia. Comunque la storia, il Mahabharata, tra due fazioni, i cattivi e i buoni, no? I cattivi sono i Kaurava, i buoni sono i Pandava, che sono in realtà parenti. Sì, sono parenti. No? Però non vanno d'accordo, perché i Pandava sono buoni, i Pandava hanno un cuore buono, gentile, ma in realtà i Kaurava vorrebbero essere loro i dominatori, vogliono controllare loro, vogliono essere loro i capi. E quindi visto che però in realtà aspettava i Pandava essere regnanti, allora i Kaurava fanno di tutto per buttarli fuori. E i Pandava sono molto tolleranti, accettano tutte queste cose, ma alla fine però scoppia la guerra. Scoppia una grandissima guerra, la più grande guerra che sia mai esistita, si chiama Battaglia di Kurukshetra, dove moriranno milioni di esseri viventi, e nella Bhagavad Gita è la lettura, la Bhagavad Gita ci porta prima della guerra, subito prima, dove Krishna, Dio, parla con un suo caro amico, Arjuna. Arjuna è un suo caro amico. Arjuna è un guerriero,
che tra poco, tra pochi minuti, penso che duri 45 minuti la Bhagavad Gita, non se leggete il testo, qui un po' di più, la chiacchierata tra Krishna e Arjuna dura 45 minuti, e questi, dopo 45 minuti Arjuna combatterà la battaglia. E Arjuna è un grande guerriero che non ha mai perso e non sa cosa significa la paura, eppure va in crisi e non vuole più combattere. Chi di voi è arrivato a un punto della propria vita che la voleva un po' dar su, poi non l'ha data su? Okay. Capita, no? Non dobbiamo mica arrabbiarci, fa parte di noi, no? E Arjuna uguale. Arjuna viene chiamato dalle braccia possenti, eppure è veramente delle braccia possenti, eh? Eppure non riesce a tenere in mano un arco. C'è delle braccia che sono il doppio delle mie cosce, eppure non riesce a tenere su un arco. Va in crisi. E in quel momento di crisi ha bisogno di chi? Del maestro, del guru. E quindi il primo modo per conoscere Krishna è i Shastra. Il secondo modo per conoscere Krishna sono i sadhu, i santi, le persone che comunque l'hanno conosciuto. Ok? Perché ci sono chi l'ha conosciuto, no? Come se la materia... Non mi ricordo, Federica, tu... Italiano. Se voglio conoscere l'italiano, leggo o vado da chi conosce l'italiano. Ok? E l'ultimo modo è il guru, che è indispensabile il maestro. Perché è indispensabile il maestro? Per conoscere qualcosa, perché è indispensabile chi ha la maestria? Esperto, mette in contatto, fa la ponte, fa la scorciatoia. Scorciatoia, mette in contatto e soprattutto, cosa fa il maestro? Contestualizza. Ok? Nel senso che Federica, sei una brava maestra, una brava professoressa, o anche Jenny, non è che spiegano le cose a un allievo nella stessa maniera. Ok? Non tutti gli allievi che hanno capiscono ugualmente. C'è quello che ha bisogno di un esempio, quello che ha bisogno di un altro esempio. E quindi la maestria del guru è quella che ti fa comprendere questo. Ok, quindi andiamo a vedere nella Bhagavad Gita, se avete voglia, dove Krishna parla di lui, ma soprattutto in questi versi qua, dove Srila Prabhupada parla di lui. Andrò un po' veloce perché sennò non ci stiamo dentro. Siamo nel verso 2, secondo capitolo, verso secondo. C'è una bella spiegazione di Srila Prabhupada, che dice: si distinguono infatti tre stadi nella realizzazione della verità assoluta. Brahman, lo spirito impersonale, onnipresente, Paramatma, l'aspetto di Dio localizzato nel cuore degli esseri, Bhagavan, Dio, la persona suprema. Ci sono questi tre aspetti in cui Dio si manifesta. Lo sapevate? Chi non lo sapeva? Ok, grande. L'aspetto primis, primario, è il Brahman. L'aspetto impersonale, no? L'effulgenza. Quante volte avete sentito persone che hanno detto che sono state in coma e sono andati, stavano per lasciare il corpo, e hanno detto di essere andati in un luogo dove c'era un sacco di luce, un sacco di energia positiva, luce, sole, no? Quella è l'effulgenza. Perché l'effulgenza? Perché Dio si manifesta come un'effulgenza? Provate a pensare perché. Facciamo un esempio materiale. Okay. Per attrarre, ma facciamo un esempio materiale. Provate a pensare un momento della vostra vita dove eravate veramente belli. Ok? Belli. E c'è stato un momento, no? Solitamente quando uno si sposa, io quando guardo le foto del mio matrimonio, erano proprio belli, no? Provate a pensare quel momento lì, o un altro momento, quando eravate veramente belli e belle. Ok? Il vostro corpo era luminoso, raggiante, che la gente lo vedeva anche in mezzo a tutte altre, no? Un matrimonio, la sposa è così bella che viene subito vista. Travestito, il trucco, parrucco e la sua felicità, la sposa è raggiante, ok? Dio è così, è meravigliosamente bello che il primo aspetto è la luce, l'effulgenza che dà. E quindi noi possiamo fermarci al primo aspetto. Ok, quello dell'effulgenza. Quello più distante. Possiamo fermarci lì, no? Quindi vedo una bella donna, vedo un bell'uomo, mi piace e mi fermo lì. Ok, bello, bellissimo. Posso fantasticare, fare mille pensieri, ma non lo conosco. Ok?
Quindi il primo aspetto è questo. Infatti Srila Prabhupada nella spiegazione lo paragona al sole, ok? Il sole è luminoso, è raggiante, no? A chi non gli piace il sole? Speriamo che... Tutti piace il sole, dai. E il primo aspetto è quello dei raggi del sole, no? Tutti i raggi del sole. I raggi del sole li vediamo, piacciono a tutti quanti, arrivano, ok? Però ovviamente chi vede i raggi del sole non può dire che conosce il sole, ok? Così come se io vedo la bellezza raggiante di una bella donna, non posso dire di conoscere quella bella donna. Quindi si va al secondo aspetto, che è il Paramatma. Paramatma cos'è? Noi siamo intanto, nel secondo capitolo della Bhagavad Gita, lo dice bene, grazie Jyotimei, noi siamo anima. Siamo d'accordo tutti che siamo anime? Ok. Spirito, coscienza, beh, diamogli il nome che vogliamo, nel senso che... Sì, lo so, beh, però per renderlo più semplice, dai. No, è vero, Jyotimei, potremmo... Però, diciamo, per renderlo... Comunque noi siamo, sicuramente non siamo soltanto questo corpo, ok? Anche perché sta cambiando tanto, almeno il mio, non so il vostro. Mentre cantavo prima avevo dei dolori qua dietro, cioè... C'è ancora peggio? E quindi noi siamo anime. L'anima in sanscrito si dice? Atma. O jiva anche. O purusha. Quindi, dentro questo corpo, bello o brutto che sia, c'è un'essenza raggiante, luminosa, che si chiama anima, ok? Che dà vita a questo corpo. Se tra poco il mio corpo crolla a terra, vuol dire che l'anima non c'è più. Non c'è più colui che gli dà la spinta. Ma dentro questo corpo, oltre quest'anima, c'è anche un'altra anima, che si chiama Paramatma, l'anima suprema, Dio, Krishna, che ci affianca, ci accompagna da sempre. Noi siamo, non sappiamo da quante vie, proprio Tridas Prabhu parlava così giovedì sera, mi sembra, non sappiamo da quanti milioni di vite ci stiamo continuando a reincarnare, come diceva Gianni prima, no? Questa reincarnazione. Adesso c'è un corpo che già cambia, no? Come dice la Bhagavad Gita, cambia come il verme, no? Che va da una foglia all'altra. Se pensate, prima guardavo le foto del mio matrimonio di 2019, non è... E sono cambiato, no? Se guardo le foto, l'altro giorno guardavo le foto di quando ero piccolino, sono ancora più cambiato, no? I miei capelli soprattutto stanno cambiando tanto. E quindi si cambia, ma l'anima no. Eppure continuiamo a prendere questo veicolo, che abbiamo preso il corpo umano, poi a volte abbiamo preso anche il corpo di qualche animaletto, la zanzara, no? Prima abbiamo detto che la zanzara, parlavamo dello struzzo, forse abbiamo preso anche un corpo di uno struzzo, o della balena, o anche di un minerale o di un vegetale. E in ogni viaggio che noi abbiamo fatto, Krishna ci è accompagnato. Dio è venuto con noi. Sempre. E lui dice, ma come è venuto con noi, allora perché non mi ha detto qualcosa, no? Non ve la siete mai fatti questa domanda? Se Dio è sempre con voi, perché non vi dice qualcosa? E chi ti ha detto che non ti ha detto qualcosa? No. Cioè, quella bella storiella, no? Della persona che sta per affogare, arriva una barca... Dai, vieni su, no, adesso arriva Dio a salvarmi. E poi continua, arriva l'altra barca, dai, vieni su, no, arriva Dio, non ti preoccupare, arriva Dio. Alla terza, no, arriva Dio, ti ho detto, e la nega, muore. Allora va in paradiso e dice, oh, io credevo, tutti i giorni vado in chiesa, al tempio, in moschea, prego sempre, tutto quanto, e poi ti ho chiesto una mano e non sei venuto. E fa, ma come, idiota, sei? È 3 volte che sono venuto... Sei venuto per 3 volte, non sei venuto su? No, adesso scherzosamente. Ma è quello che succede. Quindi Krishna è dentro ognuno di noi nella forma del Paramatma. Ma poi Krishna ha una parte, quindi anche tornando al sole, cioè il sole, i raggi del sole, poi si può più andare in profondità, casomai nell'aspetto esterno, ma però la bellezza di Krishna è Bhagavan. Bhagavan è proprio Krishna, la meravigliosa forma di Krishna. Chi è che non conosce la forma di Krishna? Ok. No, dicevo chi non conosce che non l'ha mai vista in foto, in immagine. No. Ok. È là sopra.
da sopra in alto. Quella è Krishna, è Dio, nella sua forma originale. Nella sua forma originale. Krishna poi si espande, poi lo vedremo in tante forme, in tanti modi. Però Krishna, quella è nella sua forma originale, veramente la bellezza in persona. Infatti Krishna, il nome Krishna significa eternamente affascinante, infinitamente attraente. Ok? Quindi i vari modi per conoscere Krishna, ci dice Srila Prabhupada, è andare in profondità. Possiamo rimanere esterni, quindi avere soltanto l'effulgenza, quindi vivere nella sorta di pace. Ok? Possiamo andare più in profondità e quindi vedere Krishna localizzato non solo dentro il mio corpo, a fianco a me, ma in tutti i corpi. Quindi mentre io vedo Erika, c'è la sua anima, ma c'è anche Krishna lì dentro. Per quello che ci saluta, noi tra devoti ci salutiamo come Hare Krishna, Hare Bol, ma in realtà il saluto è Namaste spesso, no? L'avete sentito? Chiunque, Namaste, ormai lo yoga è diventato luogo, parole comuni. Namaste proprio è mi inchino al Signore che c'è in te. Saluto il Signore che c'è in te, non il Signore tu inteso come Signore, anche l'anima tua però. Altrimenti c'è il passaggio successivo che è Bhagavan. E sapete quali sono le caratteristiche di Bhagavan? Krishna, Bhagavan. Quali sono le caratteristiche? Dice Srila Prabhupada, le dice in questo verso. Il significato della parola Bhagavan. Colui che ha tutte le opulenze. Grande Sacinandana. Che sono? Ricchezza. Bellezza. Fama. Potenza. Bellezza. Rinuncia. Ok, bravissimi. Quindi, ripetiamole per chi non la sente. Allora, le opulenze sono bellezza, ok? Ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. Queste sono le caratteristiche di Krishna. Ma in realtà, se ci pensate, anche noi abbiamo queste caratteristiche, no? No. Beh, le hai avute anche tu. In qualche vita sei stata famosa. Eh? Qualche volta siamo stati ricchi, belli, no? Ogni tanto abbiamo fatto delle rinunce, no. Quindi anche noi l'abbiamo. La differenza tra noi e Krishna qual è? Qual è la differenza tra noi, anima individuale, e l'anima suprema? La quantità. La quantità. Le anime tutte e due, no? L'anima suprema e l'anima individuale hanno le stesse caratteristiche. Sembra un po' blasfemo dire questo, no? Se uno ci pensa, dice, no? Dice, sei uguale a Dio, no? Sei uguale a Dio. Sì, come qualità abbiamo le stesse qualità di Krishna. Tutti abbiamo come anime l'eternità. Chi non pensa di essere eterno come anima? Come corpo? No. Ma come anima, no? Parlavo con mio amico l'altro giorno che ha 65-66 anni, fa gli acciacchi ce l'ho, ma io mi sento un ragazzino. Sento un ragazzino, ma è vero, perché comunque l'anima è eterna, sente giovane, piena di conoscenza, chit, e per ultimo Ananda, piena di gioia. E anche Krishna è così. Però la differenza è che noi siamo infinitesimali e lui è infinito. Quindi abbiamo visto attraverso questo bel capitolo, bella spiegazione di Srila Prabhupada, la spiegazione, una parte di spiegazione. Avete domande intanto? Qualche commento? Realizzazione? Riflessione? Boh, cambiano anche le attività. Cioè, siamo tutti e due Sacitananda, Dio e noi, però le attività cambiano. Le attività dell'infinito. Ah beh, certo. Sì, lui è infinito e noi siamo infinitesimali. Certo, chiaro. Sì, naturalmente, ovvio, sì. Però per far capire che in realtà Krishna può diventare concepibile, ok? Perché è nella nostra lunghezza d'onda se noi entriamo nella sua lunghezza d'onda, se no diventa inconcepibile. E quindi vi leggo molto velocemente, poi passiamo ad altre parti della Bhagavad Gita, vi leggo questa parte qui interessante relativa al significato proprio che spesso si parla di inconcepibile per Krishna. Dio è Acintya Beda Beda Tattva. Chi sapeva che questa frase? Io. Ok. Cosa significa? Cosa significa? Di pure da Mandala, se lo sai, dillo pure. È dura. È, ve lo leggo.
si riferisce all'inconcepibilità e unità e differenza della persona suprema e delle sue energie. Questo è uno dei punti chiavi della filosofia insegnata da Chaitanya Mahaprabhu, che non è altro che un'espansione di Krishna. Lo troviamo qui in questo quadro, dove vedete cinque figure. Quella centrale è Krishna che prende questo corpo, Dio che prende questo corpo. Non sto troppo a entrare perché sennò veramente dovremmo aprire altri, però prende questo corpo. E una delle filosofie proprio portate da lui è questa, l'inconcepibilità della concepibilità. E dice: in quanto parte dell'energia di Dio, siamo anche qualitativamente uguali a Dio. Non c'è una grande differenza quantitativa, c'è una grande differenza quantitativamente, come dicevamo prima. Ognuno di noi è una scintilla infinitesimale di energia spirituale e la persona suprema Krishna è la fonte infinita e suprema di tutte le energie. Alcune parti dei Veda dicono che tutti gli esseri sono uno con Dio, altri dicono che Dio è diverso da tutti gli esseri. Chaitanya Mahaprabhu, che è Dio stesso, dice, ha insegnato che entrambe le affermazioni sono vere. Manda un po' in confusione, come diceva Damodar, infatti. Manda un po' in confusione. Non è facile spiegare questo. È più facile spiegarlo con la pratica. Però abbiamo già visto, attraverso la spiegazione di Prabhupada, della sua diversa concezione, no? Krishna si espande, dice proprio lui, mi espando in era, discendo, e discendo in forme diverse. Perché discende in forme diverse? Fate a pensarci perché. Perché siamo diversi, no? Siamo diversi, non siamo uguali. Quindi è bello anche questo, no? Quindi anche le varie tradizioni religiose e spirituali, non c'è una meglio dell'altra, ok? Sono percorsi diversi, ok? Se devo andare a Roma, posso decidere di andarci in alta velocità e ci metto da Bologna circa 2 ore e mezza, posso andarci in aereo, ci metto 1 ora, ci vado in macchina 4 ore, posso andarci anche per strada normale e ci metto forse 6-7 ore, non so. Ok. La bellezza di questa tradizione, che voi siete qui, è che Srila Prabhupada, che è il nostro maestro principale, ci ha portato il metodo per arrivare più velocemente a Roma. Perché vogliamo arrivare velocemente a Roma? Quando volete andare in vacanza, provate a pensarci, no? Quando vuoi andare in vacanza, no? Già la pensi settimane prima, poi arriva il giorno della partenza, prepari, metti le valigie in macchina e dici: adesso devo andare in Grecia, della nostra amica Jyotirmayi, devo andare in Grecia, ci vogliono, se ci vado in macchina, un po' di tempo, no? 22 ore di nave, facciamo finta, dai, su 28, 30 ore. Ci vuole 30 ore per andare in Grecia, ok? Quindi il viaggio è lungo, è impegnativo, no? È anche pieno, può essere anche pieno di insidie, no? Può essere che foro, può essere che viene mal di pancia, può essere che c'è un incidente, può essere che bloccano l'autostrada, può essere tante cose, no? Quindi io voglio andare in Grecia, ci voglio andare subito. Allora, invece di metterci 30 ore in macchina, prendo l'aereo e vado in 1 ora e mezza, non so quanto ci vuole, circa 2 ore, sono in Grecia e vado già nella spiaggia meravigliosa con l'acqua spettacolare a godermi la vacanza, ok? E uguale qui possiamo decidere di proseguire il nostro percorso spirituale facendo varie strade o fare una strada più veloce, che è quella che stiamo cercando di fare, e di rendere concepibile questo. Quindi, prima di passare a altre cose, vi voglio raccontare, se abbiamo tempo, vi voglio raccontare una parte della Bhagavad Gita dove Krishna, abbiamo visto che Srila Prabhupada ci ha spiegato le varie forme, no, di Dio, che si espande in diverse forme, e a volte è inconcepibile. Abbiamo detto inizialmente che Krishna è inconcepibile, abbiamo detto che anche i nostri amici moglie e marito sono inconcepibili. La fortuna è che noi, attraverso la Bhakti, abbiamo Srila Prabhupada che ci ha spiegato, mentre spesso invece nostra moglie e nostro marito non c'è qualcuno che ce la spiega, ok? È difficile, se andate dalla suocera non è detto. quindi è difficile, mentre qui abbiamo la fortuna di avere Srila Prabhupada che ce l'ha spiegato. E nel capitolo 11, vi leggo velocemente questa, però è carina, c'è la cosiddetta forma universale. Quindi Krishna è bellissimo, vedete lì, no? Adesso peccato, anche lì c'è, tu ti immagini Krishna. Krishna è bellissimo, infinitamente affascinante, attraente, no? Dio è attraente. Come l'avete pensato voi Dio? Prima, chi pratica meno, chi comunque non è all'inizio, come lo considera Dio? Come se lo immagina Dio?
Io prima di incominciare questo percorso avevo un'idea di Dio. Per me era una forma. Con la barba bianca. Per me era su nei cieli. Un vecchio con la barba bianca. Sì. Zeus, praticamente, come Zeus. Sì, e poi quando arrivavo su, se mi ero comportato bene, mi avevano detto così, andavo in paradiso, se no andavo all'inferno. Ma lo vedevo non tanto buono. Cioè, buono se ero stato buono. Se no... Qui c'avevo una mia visione, poi ognuno c'ha la sua visione di Dio. Distante, no? Distaccato. Invece guardate lì Krishna com'è, infinitamente affascinante. Proprio bello, no? Attraente. Eppure, durante la Bhagavad Gita, Krishna sta raccontando tutte queste cose, molto più approfonditamente, Krishna sta raccontando queste cose ad Arjuna, e durante la Bhagavad Gita, Arjuna vuole vedere però la sua forma universale, quella forma che si manifesta nel mondo materiale, no? Non nel mondo spirituale, dove lui è infinitamente affascinante. E ve la voglio raccontare. Chi di voi non la conosce? Ok. Bene. Arjuna vede allora infiniti e splendidi scenari. Dotata di innumerevoli occhi e bocche e guarnita di ornamenti celestiali, la forma universale brandisce armi divine, indossa abiti e ghirlande sublimi ed emana fragranze soavi, tutto è magnifico, radioso, illimitato e onnipervadente. Solo se centinaia di migliaia di soli sorgessero simultaneamente nel cielo, il loro sfolgorio potrebbe evocare la radiosità del Signore Supremo nella sua forma universale. Fate pensare che potenza, no? Milioni di soli. Poi, non vi leggo tutti perché sono molto lunghi questi versi. Allora, sconcertato e attonito, i peli ritti sul corpo, china la testa per rendere omaggio al Signore e a mani giunte gli rivolge le seguenti preghiere. Quindi Krishna, Arjuna, chiede a Dio di fargli vedere questa forma universale, veramente potentissima. Non so se abbiamo qualche immagine da qualche parte, forse all'interno della Bhagavad Gita a volte la mettono. E è una forma veramente pazzesca. Ci sono veramente milioni di teste, milioni di... Eccola qui. Se ci abbiamo un'altra, che chi non l'ha... Eventualmente dopo ve la faccio vedere comunque. Se c'è una Bhagavad Gita, casomai la possiamo far girare così. Chi non conosce la forma universale la può vedere. È veramente una forma particolare, veramente molto potente. Forse, non lo so, di Bhagavad Gita ci sono sicuramente, però... Allora, vi elenco, così giusto per avere un'idea. Caro Krishna, vedo racchiusi nel tuo corpo i Deva e tutti gli altri esseri. Vedo Brahma seduto sul fiore di loto, ma anche Shiva e i saggi serpenti divini. Quindi Arjuna vede questa forma e dentro questa forma vede tutte queste cose. Provate a pensare che potenza, no? Eppure qualche secondo prima Krishna era in una forma di infinitamente affascinante, attraente, calma, tranquilla. Invece si espande in una forma che lo manda completamente in confusione. Il Signore dell'universo, forma universale, vedo nel tuo corpo una moltitudine di bocche, occhi, braccia e ventri estesi all'infinito. Non vedo in te una fine, una meta o un inizio. Potente, no? Cioè, non c'è? No. E dopo facciamo girare questa. Sì, secondo me forse dà. È difficile guardare questa tua forma perché il suo folgore accecante si diffonde ovunque come un fuoco ardente o un sole della radiosità incommensurabile. Eppure la vedo risplendere dappertutto, adorna molteplici corone, mazze e dischi. Sì, c'è lì. Ah, l'hai trovata. È tua quella? Tu sei l'obiettivo supremo infallibile, il luogo di riposo dell'universo intero. Sei Dio, la persona originaria inesauribile, sostegno della religione eterna. Questa è la mia convinzione. Quindi vedete come questa parte della Bhagavad Gita viene raccontata, grazie. Bene, così vedete, chi non la conosce può vedere questa forma. Vedete, è una forma comunque affascinante, ma anche inconcepibile. Soprattutto per chi 2 minuti prima, vedeva una forma meravigliosamente bella, attraente, dolce. Perché no, quella forma lì, se vedete, non è che fa paura in quella forma, Krishna. Ancora due, poi dopo passiamo. Sei uno, ma ti espandi attraverso il cielo, i pianeti e lo spazio. O Signore onnipotente, i 3 mondi sussultano alla vista di questa tua forma meravigliosa. E per ultimo, poi concludiamo perché andiamo avanti. Schiere di esseri celesti si arrendono ed entrano in te. Sbigottiti, alcuni ti rivolgono preghiere a mani giunte, mentre una moltitudine di saggi e anime realizzate esclama pace, pace, e prega cantando gli inivedici. Quindi vedete come questa parte qui
Krishna si espande sempre per la sua inconcepibilità in qualcosa di veramente inconcepibile, a tal punto che Arjuna a un certo punto gli dice basta, torna come eri. Perché torna come eri? Perché voglio amare. Questo mi spaventa, non mi avvicina, ok? Però Dio ha anche questa forma qui. Può diventare il più cattivo dei cattivi, ma anche il più buono dei più buoni, no? Una volta Srila Prabhupada gli hanno chiesto, ma è vero che Krishna, Dio, può creare una montagna che nessuno può reggere? No, gli hanno fatto questa domanda qui a qualche donetto, ma è vero che Krishna può creare una montagna che nessuno può leggere, nemmeno lui può leggere, da quanto è pesante. Cosa ha risposto Prabhupada? Sì, è vero. Krishna può creare una montagna che nessuno può reggere, neppure lui, però poi la regge. Perché questa è l'inconcepibilità nella concepibilità. Come noi in realtà nel nostro piccolo siamo così, no? Ovviamente noi non siamo Dio, ricordiamocelo, importante, però se andiamo in fondo, e adesso lo vedremo con le spiegazioni successive, possiamo veramente conoscere Dio. Chi di voi vorrebbe conoscere Dio? Oh, grande, vai, bello, bello. Allora, vi racconto una storia che ho sentito da un devoto di Villa Vrindavana che si chiama Achyuta Das, è veramente carina, una storia che forse qualcuno di voi conosce, e che è narrata a Vrindavana. Vrindavana è un luogo sia fisico che anche spirituale, principalmente spirituale, però diciamo che è anche fisico nel senso che se prendete un aereo e arrivate là, da poco Jyotirmayi ci ha dato le sue bellissime realizzazioni, e, è un luogo veramente mistico, bellissimo, in India. E in questo luogo, che in realtà non è diverso dal luogo dove Krishna vive nei pianeti spirituali, c'era un devoto che voleva vedere Dio. Per forza, lo voleva vedere, voleva proprio, e quindi volle andare in un luogo dove Krishna, se leggete il libro di Krishna, che lo trovate qui, vi invito a leggerlo, dove si parla di tutte queste storie meravigliose di Dio, e voleva andare in un luogo dove Krishna si diverte con le sue amiche, non pensate male, non si diverte, sembra chissà, ma si diverte, scherza, ride, gioca, no? Con tante sue amiche, che si chiama danza rasa, fa una sorta di danza, non c'è niente di sessuale, è proprio una questione molto bella, amorosa, tra Krishna e le sue care devote. E questo luogo si chiama Nidivan. Io ci sono stato, penso che tu non lo so, Jyotirmayi sta girando, immagino sì. E io ci sono stato, un luogo veramente bello, Nidivan. È un luogo dove, se ci andate, è pieno di alberi, uno vicino all'altro, che in realtà rappresentano, ma sono, però rappresentano le gopi, rappresentano queste meravigliose amiche di Krishna. La notte si trasforma, questi alberi. Questi alberi, di giorno, sono alberi, ma sono uno vicino all'altro. Tu quindi passeggi all'interno, e di notte invece si trasformano e diventano amiche di Krishna, e danzano con Dio, danzano con Krishna. Ovviamente non tutti possono avere questa intimità, no? Che uno dice, ma perché no? Beh, non è che, cioè, se conoscete il Presidente della Repubblica, la moglie ha una relazione intima con lui, non tutti hanno una relazione intima, no? Quindi ognuno in base alla propria confidenza può arrivarci. E quindi questo devoto voleva per forza andare lì e gustare anche lui questo meraviglioso luogo. Anzi, forse no, lì non c'è la danza rasa, ma c'è comunque qualcosa di simile. E, sì, non c'è. E quindi voleva gustare questo meraviglioso cosa, così ho detto, anch'io voglio godere. Io vi racconto che quando ci sono andato io, prima di andarci, ero con degli altri amici devoti, eravamo su un risha, si chiama così, no? Questo sorta di risho, si chiamavano tre piedi, quattro piedi, cioè quattro ruote, tre ruote, comunque ti porti in giro, e mentre stavamo andando lì, ci siamo dovuti fermare perché era un giorno, penso fosse una domenica, non mi ricordo, c'era una carovana di gente che veniva incontro, così tanta che vi assicuro mi è venuta l'ansia, quasi un attacco di panico, perché c'era tutta sta gente, noi eravamo fermi lì, non potevamo né andare avanti, né indietro, neppure scendere, e dovevamo andare, in realtà dovevamo girare l'angolo, cioè girato l'angolo saremmo stati a Nidivan.
E quindi abbiamo aspettato sto fiume che arrivava, siamo scesi, fortunatamente mi è passato l'ansia che mi era salita, e siamo entrati dentro questo luogo, e lì veramente c'era la pace. Non solo la pace, c'era proprio quest'amore. E questo devoto voleva per forza vedere Dio, quindi un luogo veramente mistico, ci andò, e cosa successe? Ci andò di notte, perché di notte accade questo, e come dice Damodara, impazzì. Lo trovarono fuori dal cancello, in una sorta di coma, e che fortunatamente lo portarono a Govardhana, un altro luogo sempre meraviglioso. Lì c'era il suo maestro che gli diede da bere dell'acqua con la polvere dei suoi piedi, e questo devoto lasciò il corpo e fu liberato. Però per farvi capire, in realtà non è stato brutto, no, anzi, ok, benedizione meravigliosa, ovviamente per gli occhi di una persona può dire cavoli, è venuta a mancare, ma no, era veramente, però per fargli capire che per vedere per forza Dio non era ancora pronto, ha fatto questo. E quindi vi dico, ci sono modi diversi di vedere Dio, ok? Che li chiamiamo come chiamiamo quando vediamo Dio? Darshan. Ok, noi abbiamo qui a fianco a noi, vedete che ci sono apparentemente tre statuine, ok, che oggi Jyotirmayi con Fulvia hanno meravigliosamente comunque vestito e date un sacco di bellissimi fiori. Apparentemente queste tre statuette, agli occhi di qualsiasi persona che non pratica, sono tre statue, belle o brutte, dipende dai gusti che uno ha, ma sono statue. In realtà, quelle tre statuette, da destra andando a sinistra, il primo nero è Krishna, il secondo è Subhadra, che è sua sorella, e la terza è Balarama, che è suo fratello. Quindi apparentemente però quelle sono statue, no? In realtà sono statue finché non vado nella giusta visione, ok? Nella giusta visione diventano, ovviamente. Però per arrivare in quella giusta visione devo lavorare, devo arrivare alla pratica. Prima di parlare come possiamo fare, che c'è anche il metodo, no? Perché sennò... Allora, il modo per vedere le varie forme, ho trovato sempre questo in questa bella lezione che ha dato Achyuta Das. Allora, il devoto che vede Krishna e rimane allibito alla bellezza di Krishna, stupefatto e sviene, si chiama questo darshan, questo modo, si chiama Sundaria. Però stiamo parlando di cose difficilmente, spero che qualcuno di voi abbia questa fortuna, però è giusto, anche se non l'abbiamo questa fortuna, prima o poi arriverà con il lavoro. La seconda è Sorabia, è Krishna che fa sentire la sua fragranza e il devoto sviene nuovamente. Sorasvara, Krishna fa sentire la sua voce e chiama il devoto e il devoto sviene nuovamente. Sukumaria, Krishna tocca il devoto, tocca la sua testa e il devoto non tollera questo e sviene. Sorasya, Krishna fa assaporare il gusto delle sue labbra e il devoto sviene nuovamente. E per ultimo, Anvidia è il darshan completo, quando Krishna si manifesta in tutte queste forme. Molto bello, no? È così affascinante, così attraente che si perde i sensi. Però... Domande intanto? Siamo quasi in conclusione, eh? Avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche riflessione, realizzazione? Sì, vai, ti chiami? Matteo. Ok. E a un certo punto in una meditazione avevo bisogno proprio di conforto e ho sentito la presenza dell'amore di un padre. Cioè io ero molto ricerca della verità di Dio. Ok. Ho sentito questa percezione di qualcosa di infinitamente buono che non mi giudicava e mi accarezzava in testa. Oh. Non sono svenuto. Bello però.
Cioè, io poi dopo ti chiedo, ma che cos'era, suggestione, era qualcosa, così. Però è stato... È stato bene. Sì. E quella è la cosa bella. Grazie, Matteo. Quella è la cosa bella. Se uno sta bene, quello è importante, no? Io ho avuto molto... Proprio stamattina ne parlavo nel programma che tengo alle 8 sulla Bhagavad Gita, parlavo proprio di questo, che a volte capitano dei miei amici che non credono e dicono, ma la tua è suggestione, no? Te la crei questa cosa qui, no? Ti è comodo e fai così. E io dico, ma forse è vero. Forse è anche vero, ma se sto bene, tu stai bene senza questo? Fa no. E allora, vedi, cioè... Cioè, io sto bene. Ma fai finta anche che sia un effetto placebo, che Dio non esiste, no? Però abbiamo Srila Prabhupada, adesso continuiamo e ci porta il metodo. Srila Prabhupada ci ha portato un metodo per fare in modo e maniera di vederlo Dio. Vi ho raccontato come possiamo vederlo, le forme, abbiamo parlato pochissimo ovviamente di tutte queste meravigliose cose, però c'è un metodo. E quindi io a questi miei amici dico, beh, ti do un metodo per essere anche tu felice, non per vedere Dio, per essere felice. Fallo e poi non lo fanno, no? Perché non lo fanno? Perché poi vai dentro. Io mi ricordo che una volta un amico lo portai a una lezione di yoga, non era Bhakti Yoga, una lezione di yoga normale, quindi con la mia maestra, e è venuto 3 volte e non avevamo fatto niente di che, eh. 3 volte è venuto, però lui era molto materiale, cioè 3 volte, alla terza ha detto, Claudio, mi dispiace, non vengo più perché quando vado troppo in profondità c'è un po' troppo cose che non mi piacciono, non ci voglio andare. Ti ringrazio, bello, ma non ci voglio andare. Ci sta. Next time. Non è il tempo. Sì. Sì. Ok, quindi vogliamo il metodo? Yes. Lo volete il metodo? Yes. Ok, volete il metodo. Allora il metodo dovete prendere altri libri. In realtà siamo venditori di libri noi. Vastro, noi vendiamo libri. È tutta una scusa questa. Come anche se ha scritto. Sì, è vero. Tutta la scuola, venite qui, state bene, ma alla fine il fine ultimo che noi campiamo vendendo dei libri. No, questa è la Srimad Bhagavatam, è la parte più nettaria dei Veda. Tutti conoscono i Veda come nome, no? Tutti conoscono i Veda, è un parolone. Però tutti conoscono i Veda nel senso che, meno male, i Veda sono difficilmente attuabili in questa era, per la nostra intelligenza, possiamo leggerli, possiamo leggerli, però sono difficili da attuare, da capire, mentre lo Srimad Bhagavatam è molto comprensibile. Anche perché questo Srimad Bhagavatam è lo Srimad Bhagavatam perfetto per questa era, e in questo luogo. Se andiamo in un altro universo, con altri esseri, c'è un altro Srimad Bhagavatam, perché hanno altre intelligenze. Allora, vi leggo la soluzione. Pronti? La troviamo però? Ok. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj è un meraviglioso devoto. Piccolino, un bambino piccolino. 5 anni adesso, comunque. Che ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia di demoni. Fortuna, eh? Ma è finita, sì. La sua famiglia, suo padre era il re dei demoni. Il più grande dei demoni, ma anche i suoi parenti, i zii, tutti erano demoni, e lui invece era un devoto. Bello, no? Importante, quando parliamo di demoni sembra che parliamo di quello è un demone, no? Io non sono un demone, quello è un demone, quello là, vedi? Anche noi siamo demoni, lo sappiamo, no? Ho detto, la Bhagavad Gita parla di che cosa? Di una battaglia, ma Bharata parla di una battaglia tra 2 fazioni, i buoni e i cattivi, della stessa famiglia, no? In quell'era lì, che era la precedente, i buoni e i cattivi erano in famiglie distinte. In questa era, purtroppo, per fortuna, i buoni e i cattivi sono dentro ognuno di noi. Quindi dipende come voi li volete, a che cosa date da mangiare. Se mangiate del buono diventerete buoni, se mangiate del cattivo diventate cattivi. Se state con persone buone diventate buone, se state con persone cattive diventate cattive. E Prahlad Maharaj dice, ma allora Prahlad Maharaj? Prahlad Maharaj è nato in questa famiglia di demoni, ma ha avuto una fortuna, che mentre lui era in grembo della mamma, qualcheduno, chi? Un guru, un maestro, invece di
leggergli le favole nella pancia, no? Poteva raccontare o fare biribiri o raccontargli altre cose, gli raccontava tutte le glorie di Krishna, tutte le glorie di Dio. E quindi Prahlada Maharaj, che era dentro in ascolto solo, non poteva neanche parlare, ascoltava solo, si è elevato a tal punto che quando è uscito era un puro devoto. Ok. Però non è che è diventato puro devoto e ha detto: grande, sono un puro devoto, me lo tengo per me. No, ha incominciato ad aiutare anche gli altri. Anzi, addirittura cercava di aiutare anche suo padre, che era il re dei demoni. Però purtroppo suo padre aveva una, come si dice, la testa dura. Ha fatto un po' fatica. E quindi in un dialogo Prahlada Maharaj dice, e questo è il metodo per vedere Dio: ascoltare e cantare il santo nome trascendentale, la forma e le qualità e i divertimenti di Sri Vishnu e ciò che lo circonda, ricordare ogni cosa, servire i piedi di loto del Signore, offrire al Signore una rispettosa adorazione mediante 16 differenti soggetti, offrire preghiera al Signore, diventare suo servitore, considerare il Signore come il proprio miglior amico e sottomettere ogni cosa a Lui. In altri termini, servirlo con il corpo, la mente e le parole. Questi 9 metodi sono considerati puro servizio devozionale. Colui che ha dedicato la propria vita al servizio di Krishna, mediante questi 9 metodi, deve essere considerato la persona più colta perché ha raggiunto la perfetta conoscenza. Quindi se noi applichiamo questi 9 metodi, noi possiamo vedere Krishna. Ma in realtà la fortuna che abbiamo noi, perché noi siamo ancora più fortunati, no? Vi ritenete fortunati? Perché? Eppure siete qua, però non ci sono le bollette da pagare, la guerra, no? Abbiamo un'anima pesante, un corpo pesante, e ci sono 9 metodi. Cerchiamo di arrivare al dunque, così se avete domande o dubbi o considerazioni le portiamo. Abbiamo 9 metodi, ma i più importanti, i più principali in questa era sono 2. Anzi, 3 poi. 2 che poi diventa 3. I primi 2. Shravanam e Kirtanam. Che cos'è Shravanam? L'ascolto. Quindi la cosa principale che dobbiamo fare è aprire le orecchie. Dio, che è infinitamente affascinante, ci ha dato 2 orecchie e una sola bocca. No? E quindi dobbiamo ascoltare 2 volte rispetto a quello che parliamo. Ok? Ovviamente dobbiamo ascoltare delle cose che ci elevano. Ok? Vi leggo 2 spiegazioni di Prabhupada, velocemente. Ok, Shravanam, dov'è? Questa Kirtan, ok. Allora, ok, ascoltare il santo nome del Signore, Shravanam, è l'inizio del servizio devozionale. Come spiega Chaitanya Mahaprabhu, Cetodarpana Marjanam, cantando il santo nome del Signore, ci si purifica dalla concezione materiale dell'esistenza dovuta all'impura influenza della natura materiale. Quando le impurità sono spazzate via dal più profondo del cuore, si può realizzare la forma di Dio, la persona suprema, Isvaraparam Krishna Sachiananda Vigra. Quindi vedete, non vediamo Dio, Krishna, perché? Perché siamo impuri, siamo coperti, no? Questo è il problema. Se noi Shravanam ascoltiamo le glorie di Dio, Srila Prabhupada, attraverso le parole del Signore Chaitanya, dice che possiamo vedere la forma, vederlo, ok? Dice ancora: dopo aver realizzato la forma del Signore, si possono realizzare le trascendentali qualità del Signore e in seguito si possono capire i compagni del Signore. Quindi pian piano che conosciamo il Signore, riusciamo a conoscere tutto: il Signore, la forma del Signore, le qualità del Signore, gli amici del Signore, il luogo di vita con il Signore. Perché Krishna, e leggete il libro di Krishna, vi prego, veramente leggetelo, in questo periodo la mattina alle 6, potete anche alzarvi più tardi, lo prendete in differita, nella pagina del Centro Vaikuntha, tra Tridas Prabhu, che oggi non c'è, e sta leggendo proprio la parte dello Srimad Bhagavatam relativa ai divertimenti di Krishna dall'infanzia. Quindi sta raccontando le prime storie. Quindi molto bello. Altrimenti prendete il libro di Krishna e leggete, è veramente molto interessante. Andiamo avanti. Ascoltare lo Srimad Bhagavatam è considerato il procedimento di ascolto più importante. Lo Srimad Bhagavatam a ogni passo contiene il canto trascendentale del santo nome. Perciò cantare e ascoltare lo Srimad Bhagavatam è in se stessa un'attività piena di gusto trascendentale. Questo è Shravanam. Kirtanam. La prima raccomandazione è quella di cantare ad alta voce.
Nello Srimad Bhagavatam Narada Muni riferisce di aver cominciato a viaggiare in tutto il mondo cantando il santo nome del Signore, libero dalla timidezza. Trinadapi Sunichena, Tarurapi Soishuna, Amananina Manadena, Kirtaniya Sadari. Un devoto può cantare molto tranquillamente i santi nomi del Signore in modo umile, considerandosi inferiore a un filo d'erba, più tollerante di un albero ed essendo sempre pronto ad offrire i propri omaggi a tutti, senza aspettarsi onore in cambio. Queste qualità rendono più facile il canto del santo nome del Signore. Quindi, veniamo a noi. Anzi, prima di venire a noi, vi leggo quest'altro. Perciò è raccomandato Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Iva Kevalam, Kalunasti, Evanasti, Evanasti, Evagatira, Nyata. In questa epoca di discordia e ipocrisia, l'unico modo per liberarsi è cantare il santo nome del Signore. Non c'è altro modo, non c'è altro modo e non c'è altro modo. Quindi il metodo in questa era, che è veramente pesante, molto pesante, e siamo solo all'inizio, no? Come l'inverno, in realtà adesso non, l'inverno è molto comodo in questo periodo, però una volta a Bologna, tra pochi, i primi di febbraio, solitamente c'erano dei giorni belli impegnativi. Dice. Ragazzi. Quindi, quello è un metodo anche. E quindi in questa era veramente funesta, difficile, molto pesante, il metodo più semplice per ottenere la concepibilità dell'inconcepibile ed essere felici, perché il nostro obiettivo è quello, no? Abbiamo detto prima, ha detto Radha Natswami, il primo obiettivo è essere in pace. Il secondo obiettivo è essere gioia, felice. E il terzo obiettivo è amare. Chi di voi non vuole questi obiettivi? Tutti li vogliamo? Ok, perfetto. Oh, uno può anche dire no a me. Non mi interessano. Quindi, se vogliamo questi tre obiettivi, in questa era molto difficile, ci è stato dato un metodo semplice, che è cantare questo mantra Hare Krishna e Hare Rama. Vedete, Hare Krishna e Rama, queste tre parole. Sapete il significato? Hare significa Hare, significa Radharani, ma significa amore. Amore, amore, no? E se vedete, guardate in questo mantra quante volte viene ripetuto Hare. 8. Mentre Krishna? 4. E Rama? 4. Quindi, questo mantra, per 8 volte ripetiamo l'amore, no? Provate a dire se... Facciamo questa cosa che è carina. Hare è amore. Krishna è, invece significa? Bellezza, fascino, no? Chi non gli piace la bellezza? Chi si guarda allo specchio e dice, aspetta che mi faccio brutto. Avete mai trovato uno che fa così? No? Anche ci sono delle persone che oggettivamente sono brutte, no? Esteticamente, no? No. Sì. Però anche quelle si guardano allo specchio e cercano di essere belle, no? E casomai quando si sposano, in quel momento lì, il trucco e il parrucco sono un po' più belle del solito, no? Scherzo, ovviamente. E Rama invece è piacere, gusto. Chi non prova a piacere, no? Chi stasera ci sarà un meraviglioso prasada, cibo offerto, preparato da Sachinandana Prabhu. Non l'ha fatto Krishna, no? Ok. Chi stasera dice, oh, non vedo l'ora di mangiare, speriamo che non mi piaccia. Oh. Non vedo l'ora che arriva alle 8 e spero proprio che non mi piace. Speriamo. No, nessuno. Tutti speriamo, al di fuori che cibo spirituale, tutti speriamo che stasera questo cibo sia buono e mi faccio anche un bis, no? Ok, quindi tutti vogliamo amare, tutti vogliamo la bellezza e tutti vogliamo gustare. Quindi noi in questo bellissimo mantra che ci è stato donato, offerto, e siamo fortunati, anche chi qui per la prima volta e casomai non verrà più, dice, ma questo sono fulminati, no? Sono al contatto per 2 ore queste cose qua e non verrà più, però è stato fortunato perché ha ricevuto questo meraviglioso mantra nella quale per 8 volte diciamo amore. Sarebbe amore, bellezza, no? Amore, bellezza. Bellezza, bellezza. Amore, amore. Amore, amore. Poi amore, piacere. Amore, piacere. Piacere, piacere. Amore, amore. Quindi l'amore è la base, no? È vero. È la base. Quindi, concludendo, siamo molto fortunati. Se vogliamo conoscere Dio, Krishna, in questa era c'è un semplice metodo che è cantare questo mantra. Più lo cantiamo e più tutto diventa concepibile. Quindi dobbiamo fare quello.
Hare Krishna. Arrivo. Grazie. Grazie a voi. Se avete... Ah sì, facciamo un annuncio. Sì, prima facciamo... Corso, okay. Corso di cucina. Faccio prima. Se avete intanto domande, dubbi... Io qualcosa la volevo dire. Vai, vai, Sacinanda, sì, naturalmente. Se Prasad non vi piace, non è colpa di Krishna. Perché non l'ho ascoltato bene. Grazie, vero, vero, vero. Ok. Qualche duna, qualche realizzazione, qualche commento, qualcosa da chiedere? Siete liberi, non vi sentite giudicati, tanto siamo tutti qui per imparare. Se no, mettiamo in pratica quello che... Vai, vai, anche meno veloce. Sì, perché sono ancora poche cose. Krishna, appunto, aveva le amiche gopi. Sì. E perché solo le donne... No, lui aveva anche amici. Ah, anche sì, sì, sì. Lui aveva amici... maschi, amici femmine, e, anzi, sono le pastorelle. Le pastorelle, sì. E aveva dei meravigliosi amici con cui lui gioca e si diverte da matti. Fa a botte anche. Fa anche a botte. Fa botte, litigano, no? Come litigano, giocano a ruba bandiera, giocano forse anche a calcio, forse a basket, tennis, non so, giocano, si divertono. Nel senso che Krishna fa tutto, non è che Krishna ha amici maschi, femmine, ma perché tutti? Si rubano il cibo, si rubano i vestiti. Quindi sì, con le, diciamo, con le amiche ha un'intimità più profonda, più intima, più intima, più intima. Molto, molto bella. Che per comprenderla però dobbiamo recitare tante volte il mantra, perché non è così facile da comprendere questo. Però già leggendo il libro di Krishna vi assicuro che è veramente molto, molto bello, molto bello. Altre realizzazioni, commenti? Una domanda da Facebook, da Michelle Fazioni. La differenza tra amore materiale e amore spirituale? Bello. Ma da un certo punto di vista non c'è differenza. Se l'amore materiale, in realtà quando c'è l'amore c'è amore. Il problema è che molto spesso l'amore materiale è condizionato a non una relazione tra anima e anima, ma tra corpo e corpo, o tra intelligenza e intelligenza, o tra mente e mente. Quindi se noi abbiamo una relazione con una persona che amiamo, ma la relazione che abbiamo con questa persona, che sia moglie, marito, figlio, amico, è una relazione tra anima e anima, dove c'è comunque il supremo in mezzo, quindi c'è servizio, quindi sto servendo. Ad esempio, Radhana Swami... Quando l'ho letto vari, l'ho portato anche dei miei amici che sono sposati, ha portato delle belle spiegazioni proprio sull'amore tra moglie e marito. E tra le tante che ho portato anche dei miei amici quando sono sposati, e gliel'ho portato come dono, e era quello di comunque vedere tua moglie e tuo marito come figli di Dio, che tu accoglierai e li aiuterai nel progresso spirituale. Se fai questo, non c'è differenza tra l'amore, perché non è più materiale. Diventa materiale quando io vedo l'altro corpo per un mio godimento e quindi non per soddisfare l'anima che accendo per portarla verso Dio. Questo è un po'. Se avete poi, Sacinanda, se vuoi dire qualcosa di più. Perfetto. No, se avete altre cose, se no ci prepariamo a fare quello che ci viene meglio. Cantare e ascoltare. E dopo mangiare il prasad di... Di Sacinandana. No, di Krishna. non sai che non si apre più. Vi facciamo prima di rompere le righe, no? Si dice così. leggiamo qualche commento, qualche annuncio. Allora, ci sarà, molto interessante, visto che parliamo di mangiare, ci sarà 3 lezioni da martedì 14 febbraio, martedì 21 febbraio e martedì 28 febbraio. 3 lezioni di corso di cucina di vegetariana e vegana. Qui. Sul sito è sbagliato la data, questo però. Forse l'hanno. 12 gennaio. Ah, forse l'hanno corretto. Forse c'era stato un errore. C'era ancora? Allora adesso vado a controllare, grazie. Grazie. Comunque, la data, grazie mille, la data esatta è 14 febbraio, 21 febbraio, 28 febbraio. Sì, San Valentino. Quindi potete venire col vostro amato, amata. E preparate insieme. Si mangia bene. Quindi, se volete conoscere di più, abbiamo 2 veramente maestri della bhakti, della spiritualità, ma anche 2 grandi maestri della cucina,
che sono Traidas e Krishnaloka, che sono i nostri veramente compagni e maestri, che oggi non ci sono perché sono al villaggio Hare Krishna, quindi in un tempio su a Medolago vicino a Milano, per festeggiare la distribuzione dei libri che viene fatto. Non è lo scherzo che vendiamo libri, per distribuire libri, e quindi c'è veramente questa grande festa. In realtà in questo momento qui penso che siano in Arina, sì, sono a cantare per le strade il mantra di Krishna. Ci sono altri con me, altri annunci? Cosa, abbiamo vai. Ancora poche copie di questo bellissimo calendario, ah, già. Con tutte le nostre celebrazioni e poi delle belle immagini della collina Montana e così via. Quindi se le volete, sono qua, ce lo dite, sono ancora 5-6. Poi vi, per ultimo, poi cantiamo, i programmi del Centro Vaikuntha sono ogni giovedì sera dalle 19:15 c'è il corso qui, in presenza fisica, sulla Bhagavad Gita. Quindi se volete approfondire la Bhagavad Gita, ogni giovedì alle 19:15 prima c'è il canto, poi c'è la meditazione sul mantra di Krishna, quindi la recita, non il canto, e poi dopo Traidas Prabhu terrà un'oretta più o meno di conferenza, di programma sulla lettura. Online invece la mattina alle 6 c'è Traidas Prabhu fino alle 6:30 che parla comunque dello Srimad Bhagavatam, lo vedete anche tutti in differita, e io invece dalle 8 alle 8:15 parlo della Bhagavad Gita. Quindi se avete voglia potete o venire in presenza, ancora meglio, così stiamo insieme, o se no collegarvi online. Hare Krishna, buona serata. Arrivederci.